Diana, hai visto papà? Si dice buongiorno. Ah, buongiorno, mi scusi. Lui è Chama-chan. Chama? Io sono il padre di Thomas. Lei è mio nonno. Come fai ad avere il codice della cassaforte di Thomas? Non capisco. Alto là! Mare in alto! Nini, Sebastian, che succede? No, lui non c'entra niente, è stata colpa mia perché cercando di derubare l'ambasciatore. Martina non è interessata a me, invece tu sei ancora convinta che gli piaccia. Che io so che sente qualcosa per te, lo conosco, Pamela. Sofia, dico davvero, Martin non sente nulla per me. Io non ho voglia di mettermi in gioco così, di tuffarmi in piscina se non sono sicura che ci sia l'acqua, lo capisci questo? Fai come vuoi, ma io ti assicuro che puoi tuffarti a occhi bendati perché troverai una piscina piena di acqua. Mi spiegate che cosa è successo? Abbiamo sorpreso questa delinquente mentre tentava di portare a termine il suo piano. Di che stai parlando, Selina? L'hanno sorpresa mentre cercava di aprire la cassa. Morte, no, non è vero, no, non stavo rubando niente. Sicura? Beh, allora non è come pensa, io... sì, stavo cercando di aprire la cassaforte. Dai, non fare il timido con me. È solo che io non voglio avere debiti. Che debiti? No, 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 no. Prendilo come un anticipo. Per il tuo lavoro. Tienili e va a cena con un'amica. Allora, devo... ricordarmi il codice della cassaforte, aprirla, prendere i soldi, andare al Monte dei Pegni, ritirare i gioielli e rimetterli senza farmi nuotare il prima possibile giù nel cavò. Facilissimo. Permesso. Carmen, mi stampi l'accordo? Che caldo che fa, non mi va di lavorare oggi? No, che succede? C'è il signore, lui è... Cosa? Chi è il signore? Mi scusi, lei chi è? Massimo Parker, il padre dell'ambasciatore. Parker? In persona, signore. Io sono Victor Martine Pass, consigliere personale di suo figlio e da adesso a sua disposizione per qualunque cosa abbia bisogno. Qui non possiamo parlare liberamente, ma ti lascio l'indirizzo e le chiavi di casa mia per poter entrare. Non mi deludere, Martin. È un chiaro invito questo, no? Perché non mi dici esattamente il motivo per cui sei venuto? Per criticarmi? Mettermi in difficoltà? Perché sei venuto? Dimmelo. Sono qui perché il cancelliere si è lamentato personalmente di come stai mandando avanti questa ambasciata. Sono venuto a svegliare la tua attenzione perché il nostro cognome è stato infangato. E sono venuto qui perché tu mi dica personalmente che sta succedendo. Come fai a dimenticare il cellulare in giro? Non ci posso credere, Selina, mi sembri una principiante. Non mi sono accorta che mi era caduto. Ti avevo detto che l'infermiera avrebbe insistito e tu non hai fatto niente. Fortuna che non l'ha preso Thomas, altrimenti saremmo nei guai. Ma l'ha trovato Nini. Ed è peggio perché Nini è fragile e in qualunque momento le può scappare qualche informazione. Come si fa? Non ci posso credere. Beh, Nini, penso io, Victor, lei è incapace di tradirmi. Poverina. Martin mi ha dato la chiave, mi ha detto che mi avrebbe aspettato qui e... beh, sono entrata, ma non so... lui c'è? No, beh, non so. Hai guardato in bagno? No. Magari si sta lavando. No, sono appena entrata, non ho guardato. Va bene, ci vado io. Bene. Mettiti comoda. Perfetto, grazie. No, senti, io me ne vado, d'accordo? Perché in realtà no, non c'è, che... se vuoi lasciargli... Ciao, amore mio. Chiudo gli occhi, va bene, va bene, va bene. Aspetta, aspetta, non essere troppo contenta. È un bel problema. Come vuoi? Sì, ci hanno precedute. Thomas non le ha detto che ci stiamo per sposare? Oh. Quindi è la futura sposa. E posso darti del tu, cara? È ovvio. Finalmente una buona notizia, Thomas. Ah, non ti sembro più inadeguato adesso, vero? Ambasciatore! Ambasciatore! Che c'è? Scusate se entro così, però... sono scesa nel sotterraneo. Dovevo cercare i bilanci che ha chiesto e i gioielli non... Che cosa? Parla! Non ci sono i gioielli della corona! Come? Sta a sentire, pezzente. Sai benissimo che quei soldi non sono di tuo nonno. Senta, io non le sto mancando di rispetto e non mi dia della pezzente. E come vuoi che ti chiami? Sentiamo, ladra? Delinquente? Preferisci truffatrice? Eh? Come si chiama chi prende qualcosa che non è suo? E come si chiama chi fa tutto il contrario? Chi abbandona qualcosa che è suo, come ad esempio una figlia? Come si chiama? Non mi risponde?